Il cuore dell'industria ombra è Humboldt County, la provincia all'estremo settentrione californiano, una zona isolata e selvatica di montagne coperte di fitte foreste che nascondono, si dice, 1 milione di ettari coltivati a cannabis. Qui nel cosiddetto triangolo di Smeraldo è tempo di harvest, cioè la stagione del raccolto, quando milioni di piante piantate 5-6 mesi fa vengono raccolte e preparate per rifornire il mercato. Malgrado questo non è facilissimo trovare una piantagione. Un nostro contatto ci ha dato appuntamento al termine di una strada che attraversa campagne, boschi e montagne per molte decine di chilometri. Al luogo convenuto seguiamo un fuoristrada per altri chilometri su strade sterrate, prima di arrivare alla fattoria, e anche in questo posto sperduto la California si conferma terra di immigrazione. Il mio nonno Carlo Federico. Dove? Questo è Frosinone. La storia è lunghissima. Ah, sì. Però io sempre da bambina anche volevo abitare in the Wild West, diciamo. Ci è voluto un po' di anni, però... Ci sei riuscita? Sì, mi sono trovata qui. La licenza di Barbara le permette di coltivare fino a 100 piante ad uso personale e cedere l'eccedente a farmacie. Quando mamma stava molto male, 4 anni fa, aveva il cancro del fegato, stava molto molto male. In ospedale, quando stava in molto dolore, questo l'aiutava. Fumando un po' di marijuana o mangiandolo... Uh-huh. L'aiutava molto. Abbiamo un sacco appesi anche su nella camera da letto. Qui gente crescono, qui questa è la zona dove si fa. E io, come dicevo prima, conosco una famiglia, una, che non cresce. Un dato di fatto subito confermato da una visita nei dintorni. Un paesaggio selvatico e inaccessibile, al riparo dagli sguardi dei turisti che vengono ad ammirare le grandi sequoia. Sono i giganti che per un secolo hanno alimentato qui un boom economico. Poi il declino. Negli ultimi 30 anni hanno chiuso il 90% delle segherie. Una deindustrializzazione colmata dalla pianta che oggi, per fatturato, è il primo prodotto del paniere agricolo californiano, solo seconde le celebri vigne di Napa Valley. It's pretty amazing how secluded this whole thing is. People that aren't from around here have no idea. Con il boom delle farmacie, Jack ha lasciato San Francisco per dedicarsi a tempo pieno alla sua passione. I might have a crew this year, a little bit, just to help me. If you look in town right now, there's hundreds of people that normally aren't there from all over the world. Hitchhike to town, and because pretty much what people do is they'll drive you out to their place, maybe put you up, you know, because they want you to work day and night or whatever as much as possible. E il trim con cui il germoglio commerciabile viene accuratamente pulito di tutte le foglie. Pagano più o meno per fare questo lavoro $200 alla libra. E voilà. Per 12 ore al giorno. Un lavoro certosino che qualcuno però vuole modernizzare. A medical grow a lot more self-sufficient. This can do the work that 50 people would accomplish in one day with a small crew of about 6 to 8 people. This is made in Italy, the Ferrari of bagging machines. A Humboldt, Joey Burger commercializza attrezzature per la lavorazione del prodotto che alimenta l'economia locale. È anche il presidente dell'associazione coltivatori, la Coldiretti della marijuana. This is a cannabis farming community. It has been for decades. A lot of the techniques, the strains that have built the world's cannabis industry have come from this area. This is a community that is threatened right now by factory farms that are being planned around California. Paradossalmente, nel triangolo di Smeraldo molti sono contrari alla depenalizzazione. In un mercato legale della marijuana temono la concorrenza di grandi conglomerati. Ci sono molti che sono contro, perché non mi piace come è scritta questa legge. È per l'industria e non per, diciamo, mom and pop industries. Le piccole aziende. Sì, se rimane per le piccole aziende e sono protette, benissimo. Growers here have unique stories, they have unique strains. They're going to have their brand, their label.
And we see it as a family of farms contributing to a very large industry that can supply California and then the rest of the country and then the world. We are looking at protecting the Humboldt name through a terroir, something to that that measure. Ma come il vino, diciamo come in Napa fanno il vino speciale, qui abbiamo un nome, un tipo che è molto buono, qui possiamo fare una cosa più esclusiva, è come champagne, lo deve venire da champagne, e Humboldt Weed deve venire da qui. Intanto l'industria del cannabis ha ancora problemi più pressanti, i raid quotidiani di polizia e antinarcotici sulle piantagioni che superano i limiti consentiti e quelle gestite dai cartelli criminali, specie i messicani, nelle zone più remote. Drug cartels are not going to walk away from an emerging, exploding market. They will find a way to either legitimize the distribution routes or they will come in and take those over. And what we don't want to see in California is the violence that's going on in Mexico right now. We don't want to see those scenes on our streets at this time next year. Anche il presidente Obama ha espresso parere sfavorevole su una legge che in definitiva propone da sinistra un federalismo simile a quello che da destra chiede il Tea Party. Ma il popolo della marijuana non si scoraggia. Benvenuti in California, patria della migliore marijuana del mondo. Adam è il regista di Cash Crop, un documentario appena uscito nelle sale. Viaggio attraverso la California al cuore del triangolo di Smeraldo e al cuore del sogno americano. And I've really discovered so many facets of true American culture, quintessential American values of self-government, of entrepreneurship, of how to become a steward of a land and resources, people of diverse backgrounds getting together. And figuring it out. Valori che si accordano insomma con l'onda libertaria e antigovernativa che caratterizza l'attuale clima politico e forse qualcosa di più prettamente americano. We've reached the limits of our frontier and we have to deal with many of these issues. Then we had our economic debacle and it really posed a question, are now four generations of cannabis farmers and growers exercising a less ethical or less sustainable form of entrepreneurial capitalism than Bernie Madoff, AIG, Wall Street, and subprime mortgage lending of banks. Incuranti dello scherno di altre parti del paese, i paladini del cannabis sperano di resuscitare con l'erba il sogno californiano che molti danno per spacciato. I touch the green, green grass of home.